Il presidente di BC Sicilia, Elio Di Bella, oggi interviene sul parco letterario Luigi Pirandello, lancia un appello alle istituzioni. Bisogna intervenire per tenere viva questa realtà che potrebbe essere un importante tassello di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Vorrei infatti sapere se ancora questo benedetto parco letterario Pirandello è nelle condizioni per poter diventare nel 2025 una importante risorsa per la nostra città in un momento così fausto e così importante come quello dell'anno in cui diventiamo capitale della cultura. Lo chiedo perché mi pare che da diverso tempo non vengono finanziate attività per realizzare i programmi annuali previsti dall'associazione Il Cerchio del Caos, che ogni anno appunto presenta dei programmi per migliorare e valorizzare il parco letterario. Vorrei saperlo perché il Comune di Agrigento, il Comune di Porto Empedocle, la Regione Siciliana e la provincia regionale di Agrigento nel 1999, attraverso un apposito decreto, istituirono il parco letterario Luigi Pirandello, confermato poi da un decreto addirittura del Presidente della Repubblica nel novembre del 1999. Un collegio di vigilanza avrebbe dovuto in tutti questi anni riunirsi, approvare il programma che presenta ogni anno il Cerchio del Caos, avrebbe dovuto con apposito bilancio ognuno di questi soggetti finanziare le attività previste, ma vorrei sapere se tutto questo in tutti questi anni è stato fatto. Vorrei saperlo proprio perché spero che almeno per il 2025 il parco avrà finalmente l'importanza e il ruolo che dovrebbe avere nella nostra città. Io non lancio accuse, io vorrei solo fare delle domande e chiedo su queste domande assoluta trasparenza. E vorrei chiedere precisamente, esiste ancora nei fatti e non appena nella forma il parco letterario Luigi Pirandello? Da quanto tempo le realtà che lo hanno istituito non si riuniscono per realizzarne le finalità culturali e turistiche? Gli enti pubblici hanno rispettato l'impegno di creare appositi capitoli di bilancio per finanziare progetti che dovrebbero dare continuità alle attività del parco? E hanno quindi finanziato qualche iniziativa o dei servizi importanti? Oppure da molto tempo non viene previsto alcun impegno di spesa a beneficio del parco da parte delle amministrazioni responsabili, che ripeto sono comuni di Agrigento, comuni di Porto Empedocle, regione siciliana e provincia regionale. Ma come mai lo stesso sito web del parco è addirittura fermo al 2018? Il Cerchio del Caos, realizzati per conto del parco anche negli ultimi anni, diversi programmi, così come previsto dal decreto di attuazione del parco, ha ricevuto i finanziamenti dagli enti pubblici firmatari dell'accordo di programma? E infine, ci chiediamo soprattutto, il parco Luigi Pirandello ha ancora tutti i requisiti e le caratteristiche fondamentali per poter subito avere un ruolo qualunque nel 2025? Tutte queste domande nascono dalla constatazione che risulta assente dalla vita culturale cittadina l'impegno in particolare degli enti pubblici verso la valorizzazione del parco letterario, nonostante le speranze suscitate oltre 20 anni fa con la sua istituzione. Mi auguro di avere delle risposte.